troppi giocatori, sta per ora partire. Eccole qui, avevamo avuto il sentore che il primo centro sarebbe subito partito in avanti. C'è la possibilità a largo subito di andare in meta per la formazione russa ed infatti arriva così. Arriva la meta, pallone calciato in avanti da Mogliano, subito la touche in velocità da parte di Russi con l'estremo che cerca di trovare spazio, ferma tutto quanto la formazione di casa, ma ancora il numero 3, vale a dire Zikov, e in velocità il cambio alla mano ancora con Kacharava, bloccato il numero 13, poi il tentativo ancora col numero 10 Kuznarev, e la pressione da parte di, con questa serie di giochi alla mano. Eccolo qui, attenzione, spazio, troppo spazio con la meta poi che può essere segnata forse, e invece è ancora mantenuta alto il pallone e invece poi successivamente arriva tentativo con la pressione di Mogliano che cerca di non far partire subito in velocità. Ecco il solito velocità da parte di Kuznarev che ha tantissimo spazio, giocano in tutta tranquillità con l'estremo Kurashov e poi con il numero 11 Simpicevic che può andare in meta. Grandissima azione da parte della formazione russa, davvero non c'è riuscito, vediamo se questa volta entra il pallone, credo di sì. Questa volta si alzano, questa volta per fortuna arriva tra le mani il giocatore del Mogliano che calcia indietro la formazione russa, ma vedete con quale dinamicità si va a riposizionare, quindi poi può ripartire nuovamente. Ancora viene cercato di tenerlo su il giocatore russo, però eccolo qui il numero 1, il gioco alla mano splendido con il numero 5 Krotov, con ancora Polivalov in velocità. Vedete come va in velocità Kuznarev, il mediano di Mischia, che salta subito il primo tentativo di chiusura da parte di Mogliano, classica azione del numero 10 che proprio trova sempre il canale troppo aperto, troppe maglie aperte per la formazione di Mogliano. In quel caso non sono ancora riusciti a leggere appieno l'iniziativa sempre singolare da parte di Kuznarev individuale, che poi trova spazio. Ecco, si avvicina ancora la formazione russa praticamente sulla linea dei 5 metri con questo ulteriore tentativo, un prendi e vai, un pick and go da parte della formazione nero-azzurra. Sotto i pali si allargano ancora successivamente i giocatori russi, però c'è ancora questo tentativo. Eccolo qui la meta semplice da parte del numero 10 Kuznarev, hanno fissato e poi in velocità are nuovamente la trasformazione. Due volte non c'è riuscito, una volta c'è riuscito, vediamo in questa occasione. Arriva ed era stato Danna a prendersi il giallo al nono minuto di gioco, quindi questa è la... Allora c'è questa Mischia, eccola qui la solita velocità, il primo centro, il numero 12 che viene bloccato, ora ancora un altro giocatore e c'è la meta. Dovrebbe essere stata realizzata da parte sul numero 21 Gubana, e poi il pallone che comunque rimane in mano da parte dei giocatori russi, ancora a largo, e qui possono andare a nozze. Infatti eccolo qui che arriva l'ulteriore meta da parte della formazione russa. Tempi, siamo già sullo 0-39, pallone eccolo qui che finisce, vedete in velocità col numero 20 Nepodova, fa il calcetto in avanti per cercare di accompagnare il pallone proprio il compagno, ma è stato Almela
a chiudergli la porta in questa occasione. Poi ancora il pallone recuperato dai giocatori russi, che appunto fisicamente riescono sempre in tutta tranquillità in qualsiasi situazione, nel momento in cui perdono l'ovale, di ritornarne in possesso. Ci riprova ora il numero 22 Trisnin, con tutta la potenza in verticale, ed ecco qui che prova subito nuovamente a trovare l'ulteriore meta. Credo che potrebbero riuscirci tra qualche istante. Infatti eccolo qui, arriva l'ulteriore meta, il calciatore, vediamo se arriva la trasformazione, questa volta sì, e quindi la soddisfazione.